Ciao ragazzi e ragazze, prima che il video inizi, vorremmo dirvi che le Sei riprese. sempre lì a editare sti video in memo Sandoria, cioè, ma lo capisci che non hai mai un minuto di tempo per me? Cioè, basta, io ti lascio, per me è finita. Sì, però non sbattere la porta. Vorremmo dirvi che le riprese sono state fatte in due diversi periodi, fine luglio e inizio di ottobre. Di conseguenza, alcune risposte alle domande saranno riguardanti lo scorso campionato. Ringraziamo chiunque abbia partecipato alla realizzazione del video e in particolare chi è stato intervistato. Rinnoviamo l'invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina degli avvisi. Bando alle ciance e buona visione! Ciao a tutti ragazzi, sono Federico della pagina Memo a Sampdoria e come promesso oggi siamo in giro per chiedere ai turisti e ai locali che cosa ne pensano del campionato italiano, dell'emergenza che c'è stata e soprattutto per parlare della Sampdoria. Come ti chiami? Matteo, Luca, Luca. Dario. Siamo qua con Alessandro, che squadra tifi? Io tifo Juve, quindi stiamo bene. Io Juve. Juve, Sampdoria. Sampdoria, grande. Forza Inter. Cosa ne pensi quest'anno del campionato e di come è andato? Allora, beh, io sono Juventino, io sono contento che Juve abbia vinto lo scudetto, ma non sono tanto soddisfatto del gioco che ha espresso e ho paura per la Champions League. Avevi delle aspettative più alte per la tua Beh, Juve? per la mia Juve chiaramente sì, visto che andremo fuori in Champions, a meno che il mago Sarri non ci... Scaramantico. Scaramantico, in realtà sto antigufando, però dai, almeno il campionato è stato portato in saccoccia, 9 di fila. Gioco orribile, però vabbè, dai, ce lo teniamo. Un C'è chi sta campionato. peggio, Tu certo. invece sei l'unico che si salva. Cosa ne pensi quest'anno? Avremmo potuto fare meglio, farlo prima? Quello sicuramente, però alla fine sapevo che ci saremmo salvati, quindi è andata bene, dai. Cioè, anche se Ferrero, peggio del peggio, però. Campionato un po' falsato, se possiamo dire. Perché falsato? No. Diciamo tra rigori. Se. Ora, Juve ne ha presi un sacco di rigori, su, dai. No. Meno falsato delle altre volte. Invece che sei interista sarai molto meno Falsato, un campionato esageratamente falsato. Rigori regalati a Juve. Ronaldo che fa gol solo sul rigore, Penaldo. No, beh, a parte di tutti scherzi, se lo merita la Juventus, la più forte. Pensi che quest'Inter quest'anno avrebbe potuto fare un po' di più? No, la Juventus era più forte. Beh, tra l'altro, tifando Juve, diciamo che il nono scudetto lo hai vinto proprio contro la Lo Sampdoria. scudetto sì, è peccato più che altro per Ronaldo perché pensavo che potesse superare Immobile sui gol. La Sampdoria è partita male, molto male, con Di Francesco pensavo giocasse meglio, sinceramente, visto quello che aveva fatto al Sassuolo anche il primo anno alla Roma. Poi Ranieri comunque l'ha sistemato abbastanza bene, si è salvato abbastanza tranquillamente. Portato un po' i remi in barca, Sì, diciamo. come fa con tutte le squadre, più lui in più traghettatore, in grado di amalgamare meglio i giocatori. Penso che il campionato della Samp sia un poco a rilento. L'unica cosa positiva è il fatto che è sopra il Genoa, quindi la squadra avversaria, che sia in zona salvezza. Dopo questo campionato che è stato Un po' un po' no. falsato, però un po' Falsato l'hai detto tu, però. stravolto, non falsato per la Juve, falsato Sì, nel sì. senso stravolto. Più che altro la cosa che mi ha disturbato abbastanza è che gli danno un rigore come se niente fosse. Senza togliere Ronaldo Immobile che ha fatto tantissimi gol, ma tipo 13-14 sono fatti sul Il rigore. campionato di quest'anno, riguardo invece a quello che è successo sempre per l'emergenza Covid, si può parlare di campionato che sia stato non falsato, ma comunque un po' influenzato, secondo te? Boh, abbastanza più che altro il fatto del fattore casa non influisce più Sei sulla tifo, squadra, non carica per più la cui squadra. giocare in casa in trasferta non cambia molto, secondo Tu contesti questa scelta da parte dei tifosi riguardo alla presidenza che è stata un difetto quest'anno? No, non li contesto, anzi, hanno fatto bene, secondo me. Sei per Ferrero, vattene. Esatto. Lui è un personaggio, lo stimo per la persona che è. Cosa ne pensi invece a riguardo della situazione stadio? Tu vai spesso allo stadio, ci sei Ogni mai tanto, andato? non sempre. Cioè, ogni tanto con gli amici, però non c'è l'abbonamento. Ragazzi, la scorsa volta non siamo riusciti a concludere le interviste perché. Che ci hanno costretto! No! Ci hanno costretto, è vero Giova che ci hanno costretto! Sì. E quindi oggi, a distanza di qualche mese, ritorneremo a fare interviste e a chiedere alla gente che cosa ne pensano del calciomercato. Che cosa ne pensano della situazione Sampdoria a livello societario e soprattutto i loro pronostici in vista degli acquisti che sono stati fatti. Siamo qui con Valentina, Salvatore, Federico, Mattia, Nicola, Andrea, squadra tifi, Juventus, Sampdoria. Cosa ne pensate del calciomercato? Potevamo, dal mio punto di vista, fare un pochino di più. Fare un pochino di più anche perché in difesa non siamo proprio messi bene. Buono l'attacco perché comunque adesso abbiamo Keita qua, Quagliarella, attacco un po' più di spessore. Secondo me lo è. Centrocampo adesso con Adrien Silva e Candreva è molto meglio. È presto per dare un giudizio. I giocatori per il momento pare che siano, anche se sono un po' più
tattati, però almeno sono di esperienza. Ci voleva un terzino destro, un terzino sinistro di ricambio, però bisogna vedere. Sì, sulla carta ti dovresti essere rinforzato, però sai, il calcio parlano le prestazioni, le chiacchiere stanno a zero. Senza la spinta della Sud già potrebbe essere un handicap, perché comunque la maggior parte delle partite le hai vinte in casa anche grazie all'aiuto del pubblico. Abbiamo fatto un buon colpo, che è Candreva, senza dubbio. Il resto sono scommesse, perché Keita ha avuto tanti problemi. Bisogna vedere Silva, che non gioca da anni. Cioè, credo che sicuramente ci siamo rinforzati. Ci voleva sicuramente un centrale e probabilmente anche qualche terzino, perché abbiamo venduto Murro, abbiamo Augello, che era la riserva dell'anno scorso, che quest'anno è titolare, e Berezinski, che spero che torni ai livelli di un tempo, perché ultimamente ha avuto tante lacune. Sono tutti giocatori belli stagionati, nel senso che non stiamo investendo sui giovani, stiamo cercando di tenere a galla con la gente anziana, però sicuramente per la salvezza può darci una mano. All'inizio ero un po' titubante, poi gli ultimi acquisti sono andati bene, sono contenta. Pensi che comunque l'arrivo di 2 anni fa di Cristiano Ronaldo abbia portato un introito a livello di diritti televisivi a tutte le squadre o solo per la Juve? La Juve punta molto a se stessa. Uno degli scopi principali è quello di mantenere i bilanci saldi. Un altro degli obiettivi principali è quello di riempire gli stadi, acquisire tanti diritti televisivi che invece molte società, soprattutto quelle più piccole, non riescono ad avere. Ti posso solo dire che oggi le società senza tifoserie sicuramente stanno un po' perdendo quello che era l'appeal nei confronti del calcio di qualche anno fa. Tu dove giocavi? Hai detto che sei un ex calciatore. Io ho giocato nel Pisa, ho fatto tutte le giovanili del Pisa, ho giocato qui a Genova con Nicola, sono venuto tante volte a Bogliasco dove vi allenate voi della Sampdoria, e vi posso dire che Bellucci era veramente forte. Qualche pronostico invece in merito a quello che potrebbe essere la posizione finale in classifica in campionato? Secondo me in zona salvezza ci siamo. Penso che con la rosa che abbiamo si possa anche ambire a un posto un po' più alto anche in Europa. Ma sicuramente quest'anno è più dura, perché ci sono squadre come il Benevento e lo Spezia che sono salite dalla B, che sono toste e agguerrite, quindi ci sarà da sudare. Noi e altri anche in città forse devono sudare. Tipo i campionati che facevamo con Giampaolo, centro classifica, che la gente si lamentava, che diceva beh, lì non andiamo in UEFA, beh, lì da una parte è meglio lottare per non retrocedere, infatti poi arrivi a fine campionato con un buco stretto così. Cioè. A livello di società, cosa pensate? Questo calciomercato forse ci ha dato qualche perla, tra virgolette, però a livello di società ci sentiamo un po' destabilizzati, oppure siete pro Massimo Ferrero? Io assolutamente contro, okay. Diciamo che secondo me si è comportato tanto male e continuerà a farlo, non porta rispetto. Cosa pensi del presidente? No comment, okay. Perché c'è incommentabile, spero che se ne vada il prima possibile, che la tifoseria non solo merita un personaggio del genere. Cioè. E comunque anche tutte le cose che escono ciclicamente, secondo me, sono anche montate ad arte, non lo sopportiamo più veramente. Okay. Sarebbe tantissimo da dire, dico solo che una gestione societaria non si basa sui risultati, che sono stati inesistenti, ma si basa su quello che ha rovinato, cioè Ferrero ha rovinato l'idea di Sampdoria. Le caratteristiche della Sampdoria erano uno stile, una sobrietà, un rispetto, e lui sta rovinando tutto questo, non vediamo l'ora che se ne vada. Questa passione per la Sampdoria quando è nata e da che cosa è nata soprattutto? Allora, è nata 6 anni fa, quando ho incontrato il mio attuale ragazzo. Da allora mi sono appassionata, abbiamo iniziato a tifare insieme. E da mio papà, anche se mia mamma è genuana, sì. Quindi, però sono sampdoriano, andavo allo stadio. Tutto rendo conto che lui sa fuggire, bene o male, e comunque sia tutta la famiglia, dai zia, i nonni, i genitori. Mio papà ha sempre lavorato allo stadio, ho fatto lo steward per 30 anni, io andavo nello stadio vecchio che ne avevo 4, quindi andavo lì 3-4 ore prima, nei parterre con tutti gli altri bambini, facevamo le pallottole di carta, con i billi, i sughi di frutta e niente, poi andavo 3 ore prima e uscivo 1 ora dopo. Poi mio papà è sempre stato sampdoriano e quindi la scelta è stata molto, molto facile, anche se non l'ha mai imposto, sono sincero, però cioè, i colori, io quando ero ragazzino che abito a Marassi sono quasi la maggior parte erano tutti genuani,
invece controcorrente, cioè, i colori sono quelli che ti vedi, c'è la differenza tra noi e loro, mondo. Vedi? Esatto. Io ho il nonno, un grande sandoriano, nato a San Pier d'Arena, mio papà sandoriano, a 4 anni mi ha portato allo stadio, da lì poi il tempo è stato amore a prima vista. Bene ragazzi, l'intervista è finita, grazie per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima intervista.